Ah, nuovo daily vlog, poi un po' una giornata con noi, come se questa fosse una persona che cammina all'indietro. Io abbandonerei il canale per fare un canale di daily vlog. Solo daily vlog, anch'io, come Roman Atwood vlog, che fa un vlog al giorno di 90 minuti, praticamente la sua vita. Ormai il daily vlog, la sua vita è diventata fare daily vlog, quindi nel daily vlog è lui che fa il daily vlog, capito? Quindi. No, ma io vorrei dire una cosa, noi stiamo andando praticamente adesso di Tatube, e come ogni evento bisogna sempre portarci qualcosa dietro, e noi siamo portati praticamente il mangiare, il ricambio. Dopo vi facciamo vedere. Il mangiare. Una cosa fondamentale. Aspetta, stiamo andando sull'Everest, non a Itatu. Una cosa fondamentale è che quando devi andare appunto a un evento che ti occupa tutta la giornata, una cosa che devi fare assolutamente la mattina è cagare. Perché se tu non caghi, mi sbaglio, ti rovini la giornata. Più che altro sai perché? Perché non sai poi come sono i bagni là. Esatto, quindi metti che esatto, poi i bagni sono esatto, non confacenti esatto, alle tue esigenze. Tu non riesci a defecare tutto il giorno. Peccato che quest'anno non c'è Tyler. Perché? Il buon Tyler Rocky. Perché dovete sapere, ragazzi, che per sapere se tu sei sano, cosa devi fare? Tu fai la cacca in un bagno. Se quando Taylor Rock entra e poi esce ha un colore di capelli diverso da quando è entrato, vuol dire che tu sei sano. Esatto, un po' come, dei capelli, un po' come le madonnine, quelle che cambiavano colore col tempo. Non so se ve li ricordate. Il processo è lo stesso. Okay. Comunque, ragazzi, oggi Itatuba, questo daily vlog sarà diviso in due parti. Questa è la mattinata. Adesso stiamo andando a incontrarci con i nostri amici youtuber per raggiungere tutti insieme questa convention. Siamo giunti nel luogo di ritrovo, c'è pieno di youtuber, ragazzi, cioè c'è il Brian addirittura. Beh, youtuber, se inquadri Brian, quanto puoi vedere Brian? Vabbè, iscrivetevi a Brian. Scusa, c'è Newman Adams, voglio dire. Già è meglio, già è anche più iscritti. Vabbè, c'eri, voglio dire. Buongiorno. Vabbè, Leo, cioè voglio dire. Raga, siamo nel nostro camerino, è bellissimo, è gigantesco per due persone, però non so Ale dove sia. Ma che cazzo stai facendo nel frigo? Cosa fai nel frigo? Matte, ho trovato l'aria condizionata. Un saluto a Frequentano, che so che ci segue. Grandi, tra poco comincia i Tatube, ragazzi, siamo stati i primi ad arrivare, perché alle 11 abbiamo già la prima cosa sul palco. Adesso facciamo un giro qua di perlustrazione dopo questa scenetta dall'alta comicità. Questo sottofondo musicale molto... Vorrei dirti che ti amo, ti prego sfondiamoci nella... Siamo qui sul palco, ragazzi, incredibile, il palco è vuoto, no, non trovo più Alessio, una cosa incredibile. Ale, dobbiamo andare a fare le cose, le famose cose nei camerini, andiamo. No, scusa, non puoi allontanare. Va bene. Alcatraz, ti amiamo! È stato un attimo di confusione. Ma figa, non c'è proprio nessuno, però è un casino, perché alla fine nel senso... Sognavo di fare da una vita. Esce, fatti urlare. No, era interessante questa cosa qua. Tu sei un organismo geneticamente modificato, praticamente. Si parte dal pene, giù da fino a qua, poi. Stabilizza? Abbastanza, sì. Fico, fico. Mi piace. C'è attesa per il meet and greet, ragazzi, o no? C'è attesa? Ah, scusi, non lo so, non l'ho vista attesa, dov'è? Qua non c'è attesa. Che gag, ragazzi, che gag! Colorado sta arrivando. Tra poco meet and greet. Alessia? Lisa? Sì, e Nicole. È la Madonna! Siamo tante! Che show! Valerio, stai studiando in questo momento, io lo so! Sta abbracciando Pikachu, ragazzi, quanto mi sono scosso, incredibile. Ciao Pikachu, vai. Ma io volevo un certo. Oh, meet and greet fatto, ragazzi, è il nostro primo cartellone, ragazzi. Oh, wow. Ma guardate, ragazzi, qua è tu quando mangi puoi incontrare i bomber Gabo Square. Cioè, bomber, cioè figa. Io sono un secco, ragazzi. Però c'è un tatuaggio, Ingrossivo. Ti mangio intanto. Canale!
Canale, oh, mica un classico. Canale. Una dichiarazione, vai. Allora, io volevo dire che sono segretamente innamorato dei The Show. Ragazzi, veramente sono bravissimi. Noi pubblicamente invece innamorati di sessualmente attratti, ragazzi. Cioè, questo è bello. I ragazzi saranno grandi cose. E un giorno arriverà a vedere le braccia del Messi. Ragazzi, abbiamo ibernato la Viscardi, finalmente potrete vedere i suoi video anche nelle future generazioni. Però adesso non li vedrete più. Lasciamola dentro.